Ciao a tutti e ben ritrovati su Undertale, uno degli ultimi episodi della Pacifist. Sì, ve l'avevo detto che saremmo ricominciati da qui e dobbiamo andare al laboratorio di che è chiuso. Vabbè, me ne vado. No, sto scherzando, col cavolo che me ne vado. Io ho pagato e non mi fanno entrare. La chiusa? Eh sì, la chiusa, ma... Basta, finisco qui il video, non riesco più a parlare. La porta non ha entrate per la fossa. La fai scivolare sotto? Perché no con tutti questi punti esclamativi? Cos'è? Ne manco stessi rapinando. Vabbè. La fai scivolare sotto e dai un battito. Dai un... No, peta. Ecco qua, questo. Se l'avete sentito. Punto, punto. Oh, no. È un'altra lettera? Non voglio aprirla. Non posso semplicemente mandarla indietro? No, non posso continuare a farlo. La legge, questa la leggerò. È chiusa abbastanza forte, no? Aspetta un secondo. Cos'è successo? Ehi, e questo è uno scherzo? Oh cavolo, hai scritto tu questa lettera? Non era firmata, quindi non ho idea di chi avrebbe potuto... Oh cavolo, è adorabile. Non avevo idea che tu scrivessi in questo modo. È sorprendente. Dopo tutta quella roba che ho fatto, non penso di meritare di essere perdonata. Ma dopo tutto, questo è abbastanza passionale. Sì, non so cosa abbia scritto, ma punto, punto, punto. Tradurre tutto, ma tutto. Sai cosa? Va bene. Lo farò. È il minimo che posso fare per farmi perdonare. Sì, andiamo in un appuntamento d'aiuto. Ah, ok. Appuntamento cominciato. Punto, punto, punto. Punto esclamativo. Ah, scusa. Mi sto ancora vestendo. Vabbè, non vengo lì a vedere. Scusa, non vengo lì a vedere. Come sto? I miei amici mi hanno aiutato a mettermi questo. Ha un buon senso di... comunque... Facciamolo. Sì, è cominciato. Ehi, aspetta! Attualmente non possiamo cominciarlo. Non possiamo già cominciarlo. Fermato? Ah, privati degli oggetti per aumentare le tue statistiche di affetto prima. Non so cosa voglia dire, ma vabbè. Ah... Aumenterà la chance di un appuntamento andato a buon fine. Ok, appunto. Comunque, non preoccuparti, sono preparata. Ne avevo già preparati in un'occasione come questa. Prima ho... Del brillante... I brillantini per l'armatura di metallo. Indovino un po' perché... forse non potresti usarlo. Ma... ho portato della crema idrofoba per le tue scaglie. Le tue scaglie. Io non ho Aspetta un secondo. Pensate anche voi quello che penso io? Probabilmente sì. A proposito di... Kit riparatore di lance magiche. E allora dimentichiamoci di tutto questo. Ok, cominciamo e basta. Oh, finalmente. Quanto tempo ci abbiamo messo? Ok, cominciamo. E allora, ci possiamo andare avanti? Beh, non so nemmeno io cosa fare. Infatti vedete che sta andando un po' in crisi. Ti piace gli anime? Tan 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 tan, mi sta mettendo in crisi, ma bene o male, dai, mettiamo sì. Ehi, anch'io. Puntine. Andiamo da qualche parte. Sì, stavo pensando anch'io. Siamo nel buio più totale, almeno così sembra. Dov'è un buon posto per un appuntamento? Ce l'ho. Andiamo alla discarica. Ma, sul serio? Davvero?
Eccoci. Questo dove... Qui è dove io e Hyundai veniamo sempre. Troviamo moltissima roba qui. Potrei immaginarlo. Lei è davvero... Eh? Cosa? Oh no. Cosa? È lei quella laggiù? Ok, non posso lasciarmi vedere in appuntamento con te. Che ne so. Teletrasporto? Perché? Perché... Beh... Oh, ne sta arrivando... Ottimo nascondiglio. Ehi, eccoti qui. Io, stavo pensando, se hai dato quella lettera, potrebbe essere una cattiva idea. Quindi lo farò. Ridammela. Cosa? Non ce l'hai? Ma, sì, non traduco un ga, perché... Almeno l'hai vista in giro? No. No? Ma non era a casa? Ma dove cavolo potrebbe essere? Madonna mia, ti ho salvato. Oh cavolo. Beh, penso sia ovvio, no? Mi piace davvero. Tan 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 tan. Vabbè, sì, credo che lo sapevate già. Sì, intendo più degli altri. Scusa. Pensavo che tu pensassi che... Pensavo tu pensassi, sì, che sarebbe divertente andare tipo in... fare un appuntamento con te per farti sentire meglio. Io sto già bene così come sono, posso andare avanti nella pace, ti prego. Beh, suona ancora peggio di come l'ho detto adesso. Beh, io non ho ricevuto il messaggio cattivo fino a per adesso. Scusa, ho fatto casino di nuovo. Una è una persona che io... che voglio veramente andare in appuntamento. Sì, lo so, non traduco all'istante. Ma intendo, lei è fuori dalla mia portata? No, non nel senso che tu non sei buono. Ma Undyne... lei è confidente, forte, divertente. Dopo... smacchiatore? Magari solo questo? Un pesce? Almeno così sembra. Capitan Findus, ci serve il tuo aiuto? Ci serve solo... Non ho letto. Ah, una frode ho letto, quindi ho già intuito tutto. Sono lo scienziato reale, ma... Ma quello che ho fatto è stato far male alla gente. Perché? Gli ho detto così tante bugie, magari pensa che... Pensa che sono più forte di quanto attualmente sono. Se lei viene vicino a me, lei potrebbe scoprire la verità a proposito. Cosa dovrei fare? Allora, credo che sappiamo tutti cosa fare, no? La verità? Ma se le dico questo, lei mi dirà. Non è meglio così? Vivere nella bugia dove tutti e due sono contenti, ma scusa. Una verità dove nessuno lo è. Dicono sì, te stessa, ma io non vorrei proprio essere me stessa. Preferirei essere ciò che la gente, a cui la gente piace. Sì, tutto quello che dicono è bla bla bla. No, hai ragione. Ogni giorno sono spaventata. Spaventata che qualcuno potrebbe sapere la verità di conto suo. Si farebbero tutti del male solo per causa mia. Ma come potrei dire a Onda in verità? Non ho la confidenza. Potrei fare casino di nuovo, come posso fare pratica? Proviamo! Facciamo una prova. Ovviamente facciamo una prova, non ho scelta. Allora, sì o sì? Aiuto. Prova? Beh, suona bene. Ok, io sarò Onda, va bene. Chi di due sarà uno? Io. Anche perché ho una lancia qui, ma... Ah no, stavo scherzando. Ok, ovviamente. Ciao Unai, come stai oggi? No. Ok, sto bene, non le dico altro, se no... Ah, contenta di saperlo. Vorrei dirti qualcosa. Che c'è? E dunque ti bacia? No. No, facciamo normale. Che c'è, Alfis? Vedi... Io non ti ho detto veramente tutta la verità. Vedi,
No, dimenticato. Io voglio dirti. Come mi sento? Sei così coraggiosa, così forte, così buona, così basta, ti prego. E mi ascolti sempre quando parlo di roba nerd. Sì, non faccio il balbettio perché già balbetto. Avete già capito, no? Ah, mi fa sempre detto male per farmi sentire speciale. E basta con questo balbettio che non riesco a capire come dirmi. Come dirmi di come amma. No, come sconfiggi le persone. Ah, come sconfiggi tutti quelli che sono in mezzo a te. Undain. Non posso sopportarlo. Sono innamorata di te. Tienimi. Che cosa hai detto? Era solo. Ehi, aspetta un secondo. Il tuo abbigliamento è davvero bello, è davvero ottimo. Per quale occasione? Aspetta un secondo. Voi due siete in appuntamento? Sì, intendo. No, intendo. Stiamo solo facendo una prova per parlare con te. Cosa? Intendo un danno. Ti ho mentito. Ti ho mentito. Ti ho mentita. Cosa vuol dire? A proposito di cosa? A proposito di tutto. No, allora, ti prego, non fammi leggere. Bene? Ah, i film di storia sono semplicemente degli anime. Non sono veri. Ah, quando io ero obbligata. Che basta, ti prego! Non ho capito niente. Mettetelo in rallenti e leggetevelo da soli, non ho capito. Alfi, sì, io. Volevo solo impressionarti. Volevo solo farti sembrare che io ero intelligente e forte. E non che ero una nerd. Alvis, Undain, io. Penso che tu sia. Nel senso. Penso che tu sia pulita, non nel senso fisico, ma nel senso spirito, qualcosa di simile. Ok? Alvis. Shh. Si sta sopprimendo. Ah, quasi. Chi ha messo il cestino? Alfis, io penso che anche tu sia buona. Almeno penso. Ma devi realizzare una cosa. Molto di quello che hai detto non mi interessa. Non mi interessa se guardi i cartoni da bambini o leggere libri di storia. Tutto quello per me è solo roba da nerd. Cosa mi piace di te è che sei passionale, sei un'analitica. Cosa di simile. Non mi interessa cosa. Non mi interessa cosa sia, ma a te importa. 100% al potere massimo. Cosa di simile. Quindi non devi dirmi bugie. E non voglio che tu dica bugie a nessun altro. A nessun altro. Da ora in poi. Alpis, voglio che tu cominci ad aiutare e far diventare felici. E a far diventare felice chi sei. Come una cosa che. E io conosco il giusto addestramento per farlo. Il giusto addestramento. E diventa un cestino mobile. Undain, tu mi allenerai? Cosa? Io? Io mi sono sbrigato la prima volta. No, lo fare Papyrus. Si vede un Papyrus selvatico che appare da lontano. Muovi con le ossa. È tempo di. Di 100 tempo di fare 100 giri al massimo della potenza. Pronto? Comincia il timer. Undain. Farò del mio meglio. Però è stato perfetto. Oh cavolo, stavo scherzando, vero? I cartoni quei che i fumetti sono reali, vero? Gli anime sono veri, giusto? Fa contro ogni fibra del mio essere. Ma ok. Va contro ogni fibra del mio essere, ma va bene. Sapevo. Spade giganti, no, quelle Dark Souls. Principesse magica, quelle Dark Souls. Arrivo? Sì. Grazie per esserti presa cura di Alphys. Non ti avevo detto che cosa volevo, ma. Sembra che le cose siano andate per il meglio per lei.
Beh, è meglio che vado. Beh, è meglio che vado a prenderli entrambi. A più tardi. Ah, questa è la discarica. Allora, adesso andremo al laboratorio di Alphys. Papapapa. Ah, chi mi ha chiamato? Ehi. Se non è. Ah, se non è un buon amico, quello che crede in me. Sono Vapyrus. E anche il tuo amico mutuale? Quale? Alphys e io abbiamo finito il nostro allenamento presto. Molto presto. Quindi l'ho mandata a casa. Molto a casa. Ok. Ah, e adesso mi sento più forte e non per nessuna apparente ragione. Dovresti andare lì, al suo lavoro a casa. Ho un buon presentimento a proposito. Ciao. Dicevo, andiamo al laboratorio. Eccoci qui al laboratorio. Stavolta è aperto, stranamente. Però c'è, sì, è vero, silenzio c'è anche l'altra volta. Perché mi sta ancora spiando? Scusa, non è nulla. Qui c'è ancora il buco lasciato da Metaton. Ah, questo è aperto. C'è qualcosa. È una nota di Alphys. La leggi? Ok, la leggo. È difficile leggerla prima della scrittura, ma provi il tuo meglio. Ehi, grazie per il tuo aiuto laggiù. Voi due mi supportate davvero al massimo. Ma è davvero difficile dirlo. Ma voi da soli riuscite magicamente a far sparire i miei problemi. Voglio essere una persona migliore. Non voglio essere più spaventata. E per questo devo affrontare i miei sbagli. Voglio cominciarlo adesso. Voglio essere pulita. Non è il problema di nessun altro, ma solo il mio. Ma se non sentirei più di me? Se vuoi sentire a proposito della verità, entra nella stanza a nord di questa nota. Almeno saprei cosa ho fatto. Questo è quello che ha scritto. Ah, qualcosa di. Ma questo qua non era un bagno l'altra volta? Ok. Mi sa che non era proprio un bagno, ma qualcos'altro di molto più deep. E si ferma. Attenzione. E benissimo. Chi è l'elettricista che ha avuto quest'idea? Stabilità. Stiamo per. Altitudine. Che cavolo. E moriamo. Avanti, moriamo? Siamo vivi? Com'è possibile che siamo vivi? Siamo fatti veramente di titanio? Sul serio, siamo vivi? Dopo una caduta. Ah, vediamo un po'. Ah, entrata numero uno. È così. A tempo di fare quello che Re mi ha chiesto. Creerò un potere che ci libererà tutti. Libererò il potere dell'anima. L'anima. Entrata numero 2. La barriera è chiusa col potere di un'anima. E sfortunatamente questo potere non può essere ricreato artificialmente. Ah, il potere dell'anima può essere liberato. Può derivare solo da quello che una volta era un essere vivente. Quindi, per chiarirne di più, dobbiamo farlo con quello che abbiamo adesso. Le anime dei mostri. Ossia. Entrata numero 3. Maestrare un'anima da un essere vivente e acquisirà un incredibile potere. Ma a parte questo, potrebbe distruggere istantaneamente l'anima dell'ospite. E invece delle anime persistenti degli umani, le anime dei mostri spariscono subito dopo la loro morte. E se anche potessi fare una sola anima di mostro? Anche se potessi fare anche una sola anima di mostro. Oh. Entrata numero 5. Ce l'ho fatta. Usando il blueprint, l'ho estratto dall'anima umana. Credo che questo sia quello che dà il potere alle anime dopo la loro morte. Il desiderio di vivere. Desidero di vivere ancora, di cambiare destino. Chiamiamo questo potere determinazione. Chissà perché noi siamo la determinazione. In perso. Qui tantissima.
Questo cos'è? Stanza, stanza del potere. E del potere, ma dov'è l'italiano quando mi serve? Stanza del generatore, dicevo. C'è una nota per terra. Non puoi farcela totalmente. Ah. Ascensore ha perso potenza. Entra nella porta centrale. Questo è tutto quello che ho potuto leggere. Allora, lo so. A voi ho detto che sarebbe stato il penultimo, ma purtroppo non lo sarà. Non lo sarà. Sarà leggermente più corto degli altri questo episodio, però se faccio tutta una tirata viene fuori di un'ora. Quindi o di più. No, di un po' di meno, ma però non voglio fare un episodio lunghissimo. Quindi finisco quell'episodio in questo laboratorio inquietantissimo. Io SCP chi? Outlast chi? Undertale il futuro degli horror. Vabbè, andiamo avanti. Dicevo, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie e tutte le altre. Ciao a tutti.